Savoldi su Francesco Morini. Io vorrei fermare l'attenzione sulle sue mani delicate, la sua faccia pulita, l'aspetto da seminarista, o meglio da studente universitario. Quasi non sembra un giocatore di calcio. Però quello che io consiglio è di non passare nei suoi paraggi, per non trovarvi avvinghiati dai suoi tentacoli. Riprende Carelli indirizzando a bersaglio, ma Morini salva in angolo a portiere battuto. Quando arriva alla Juventus nel 1969, Francesco Morini ha già una discreta esperienza, maturata nei 6 campionati giocati a Genova con la Sampdoria. È alto, prestante, biondo, e così lo notano meglio. E soprattutto è uno stopper nel senso classico del termine, quando ancora i difensori non venivano chiamati centrali perché non li definiva la posizione, ma il numero di maglia, la 5, e un compito preciso, marcare il 9, il centravanti. Ancora all'attacco i bianconeri. Si spinge in avanti anche Morini, il cui lungo e insidioso spiovente è deviato splendidamente da Albertosi. Morini è un gladiatore, ha il soprannome di un pirata, Morgan, e segue come un discepolo lo spagnolo Luis del Sol, un maestro per come vive il calcio come una battaglia. Eppure gli inizi non sono facili. L'allenatore Luis Carniglia non lo apprezza più di tanto, ma la sua Juve, per la verità, stenta alquanto e il mister è costretto a chiudere anzitempo. Francesco non molla un centimetro. Sa che a Torino può vivere dentro una grande squadra che è ancora la sua fase embrionale ma che lascia intuire intriganti sviluppi futuri. Morini ha carattere, è tosto, impara dagli insegnamenti di Sandro Salvadore, libero al suo fianco, sempre pronto a correre in aiuto del compagno. Diventa un punto fermo della squadra, una garanzia, e anche un bell'incubo per gli attaccanti avversari, che sanno quanto lo stopper toscano abbia grandi mezzi atletici e ti si incolla addosso come mastice. E fa da chioccia anche lui, trasmettendo quel che sa, a Gaetano Scirea, quando iniziano a fare coppia nella linea difensiva. Il risultato è che passano gli allenatori e Morini c'è sempre, fino al 1979, per un totale di 10 stagioni e 372 presenze. Vince 5 scudetti, una Coppa UEFA e una Coppa Italia. I bianconeri hanno interrotto la serie che li aveva visti vittoriosi in tutte le prime 7 partite del campionato. Per il Torino sono 2 punti che contano perché consentono di sorpassare i cugini bianconeri e raggiungere il vertice della classifica. Ecco il gol di Graziani, nato da una punizione battuta da Capitan Sala. La maggiore determinazione, la volontà e la convinzione di poter vincere hanno dato ragione alla squadra di Radice. Non hanno rischiato niente, in vantaggio di un gol si sono chiusi là, gettando i palloni avanti un pochino alla spera in Dio e sperando nelle fughe di Sala, Graziani e Pulici. La partita, diciamo, è finita lì. Noi non siamo riusciti a filtrare perché per i loro difensori era buon gioco giocare così nello stretto. Boniperti è un suo grande estimatore e difatti il presidente gli affida la carica di direttore sportivo dal 1981 al 1994, un altro lungo periodo di successi, stavolta in giacca e cravatta. Non ha mai segnato un gol Francesco Morini, semplicemente perché il suo compito era opposto, non farne fare. Viveva nella propria area di rigore, si comportava come ombra per ogni passo del centravanti e non superava mai la metà campo. Era un calcio semplice come concezione tattica, ma non certo facile da interpretare, perché il duello personale con l'attaccante si caricava di toni e accenti gladiatori. Una prova di forza e non certo metaforica. Se c'era da battagliare con il fisico, non potevi tradire la minima incertezza. Per Morgan, del resto, non era certo un problema.
perché il coraggio non gli mancava e si esaltava nel corpo a corpo, soprattutto contro Roberto Boninsegna, bomber dell'Inter prima che diventasse suo compagno in bianconero. Non manca nulla nei loro scontri. Anche qualche polemica post partita, Morini non è uno che le manda a dire, ma è anche un giocatore leale. Non interviene mai per far male in maniera gratuita. Sarebbe piaciuto al calcio britannico dell'epoca quel che più ha esaltato lo spirito agonistico. Francesco ne è stato un grande autore, capace anche di grande continuità. La sua Juve è stata una squadra di punti fermi, solidi, inamovibili. È anche nella scelta di uomini di questa taglia che si possono stabilire cicli vincenti di lungo periodo.